Tranquillo, Davide, va bene? Resta lì, organizza dappertutto se c'è qualcuno che sbaglia. Gloria a Dio. Nel versetto 32, in Giovanni capitolo 1, nel Vangelo, dice: e Giovanni testimoniò dicendo: io ho visto lo Spirito scendere dal cielo come una colomba, e fermarsi su di lui. Io non lo conoscevo, ma colui che mi mandò a battezzare con acqua mi disse: colui sul quale vedrai scendere lo Spirito e fermarsi su di lui è quello che battezza con lo Spirito Santo. Giovanni attesta che mentre vedeva che battezzava Gesù, vide lo Spirito Santo scendere a forma di colomba e posarsi su Gesù e attesta ciò che aveva sentito dallo Spirito Santo. Avete capito? Giovanni attestava tutto quello che sentiva dallo Spirito Santo. Nel versetto 34 dice: ed io ho visto e ho attestato che questo è il figlio di Dio. Fin qui Giovanni attesta le parole che sentiva dallo Spirito Santo e li metteva in conforme alla sua realtà. Mi capite? Questo primo passo del capitolo del Vangelo di Giovanni ci sprona a diventare con potenza, perché ci dà autorità. Se noi ci immergiamo in questa storia, non soltanto leggendola, ma diventando protagonista di questa storia, sdoppiandoci con la mente, entrando mentre Gesù era lì. C'è anche una canzone: Gesù era lì. Vedete, è subito. Sentiamo la musica. Vedete, non posso parlare tanto perché alcuni ancora non capiscono, ma dobbiamo sentircelo dentro, lo Spirito Santo emanandolo al di fuori di noi, percependo la realtà. Solo così possiamo salvare gli ammalati, guarirli, aiutarli, sostenerli, entrando dentro la materia. Solo così. Ma è troppo duro per voi, perché ancora non siete all'altezza. Dovete seguirmi e non criticarmi. Vi ho accennato questo perché stasera ho visto troppa durezza nei vostri cuori. Vi ho accennato la materia, come poter entrare
dentro il corpo di un'altra persona per attirarvi e non criticarmi. Solo così potete capire cosa vuol dire ciò che Dio ha fatto per me, io voglio fare per voi. Ciao Rosina, Dio ti benedica. E qui dice i primi discepoli, nel versetto 35. Il giorno seguente Giovanni era nuovamente là con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: ecco l'agnello di Dio. Come disse queste parole, accenna su Gesù la tensione dei discepoli. E fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: ecco l'agnello di Dio. E i due discepoli, avendolo sentito parlare, seguirono Gesù. Guardate, mentre passava Gesù, Giovanni disse: alzatevi, andate da lui, perché io devo scendere e lui deve salire. I discepoli si alzarono e seguirono Gesù. Avete capito? Così si fa, si deve riconoscere se una persona è più adulta di qualcuno. Sul cuore, sullo spirito, no che dite che sono maleducato perché vi attacco, io lo faccio per entrare dentro il vostro cervello e aiutarvi, perché so parlare piano, vedete che so parlare piano pure quando c'è bisogno, ma se grido è perché per aiutarvi. Per entrare dentro di voi, parlando piano, non riesco a entrare dentro il vostro cervello, devo gridarvi. Avete capito? I due, avendolo sentito parlare, seguirono Gesù, ma Gesù, voltandosi e vedendo che lo seguivano, disse loro: che cercate? Ma che volete? Essi gli dissero: Rabbi, che tradotto vuol dire maestro, dove abiti? E gli disse loro: venite e vedrete. Essi dunque andarono e videro dove egli abitava e stettero con lui. Quel giorno era circa l'ora decima, Andrea, fratello di Simone, e Pietro. Davide, cosa hai mangiato stasera? Uno dei due che avevano udito questo da Giovanni e avevano seguito Gesù. Costui trovò per primo suo fratello Simone e gli disse: abbiamo trovato il Messia.
che tradotto vuol dire il Cristo. E lo condusse da Gesù. Gesù allora fissandolo disse: Tu sei Simone, figlio di Giona, tu sarai chiamato Cefa. Gli ha cambiato il nome subito, che vuol dire sasso, pietra. Nel versetto 43, sempre Giovanni, Vangelo, dice: Il giorno seguente Gesù desiderava partire per la Galilea. Trovò Filippo e gli disse: Seguimi. Or Filippo era di Betsaida, la stessa città di Andrea e di Pietro. Filippo trovò Natanaele e gli disse: Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù da Nazareth, il figlio di Giuseppe. E Natanaele gli disse: Può venire qualcosa di buono da Nazareth? Filippo gli disse: Vieni e vedi. Gesù vide venirgli incontro Natanaele e disse di lui: Ecco un vero israelita. In cui non c'è inganno. Natanaele gli disse: Da che cosa mi conosci? Gesù gli rispose dicendo: Ti ho visto quando eri sotto il fico, prima che Filippo ti chiamasse. Natanaele rispondendo gli disse: Maestro, tu sei figlio di Dio. Tu sei il re di Israele. Guardate, quando Gesù gli disse: Io ti ho visto quando eri sotto il fico, che parlavi con Tizio, ciao Cataluna, ciao mio innamorato di internet e WhatsApp, grazie amore. Vedete, queste sono le persone. Fra poco ne verranno 50.000 come queste persone, perché hanno l'orario di arrivare, perché lavorano. Ecco c'è la sorella Laura di Salvo 39, Samantha Rossi. Vedete, ora vedrete le testimonianze di queste persone, perché sono state aiutate da questo piccolo uomo. Ecco, brava, hai visto? Oggi sono con la maglia della salute, amore mio. Che bello, eh? Gloria a Dio. Dio ti benedica, Laura di Salvo. Samantha Rossi, ti voglio bene. Grazie a Dio, grazie a Gesù che mi ha dato alcuni come voi, che quando entrate mi date soddisfazione. Grazie Samantha di queste mocone. Stiamo leggendo Giovanni, il Vangelo di Giovanni, e quasi quasi, fra poco finiamo, gli ultimi due versetti abbiamo.
Gesù quando gli disse a Natanaele, ti ho visto sotto il fico mentre Filippo ti chiamava, cosa ci ha detto? Poteva magari accorgersi che Filippo gli parlava, Gesù si accorgeva, che c'è di male? Eppure quando ci ha detto io ti ho visto sotto il fico, subito quell'uomo Natanaele lo identificò il Cristo. E voi vedete gente che guariscono come niente, che fate? Mi dite maleducato. È vero? Perché vi sgrido. E come devo fare? Vi devo dare lo zuccherino come vi danno i pastori? Non guarirete mai. Se voi ricevete un zuccherino, vi cadranno i denti. Ecco perché alcuni di voi si fanno mettere la dentiera. Avete capito? Io vi do ciò che Dio mi dà a me, la vita eterna. Sarete invulnerabili come queste sorelle. Parlate con loro. E vi diranno è la verità. Sì, entrate nel profilo Angelo Piccone 5, che si vede meglio. Gloria a Dio. Se c'è qualcuno che è arrivato a 1.000 amici, potete salire. Però parlate piano perché già i miei dormono. Gloria a Dio. Ieri abbiamo fatto festa e allora abbiamo fatto le ore piccole. Le ore piccole, piccole. Gloria a Dio. Avete visto che vi ho mandato le pizze? Nel mio profilo ci sono le foto delle pizze. Le avete gustate? In Angelo Picone, la purezza, ci sono le pizze. Vi avevo detto di guardare. E qui dice nel versetto 50, sempre in Giovanni 1, dice Gesù rispose e gli disse, poiché ho detto di averti visto sotto il fico, tu credi? Vedete, Gesù resta meravigliato con una parola che ci ha detto Natanaele, prima diceva cosa può nascere da Betlemme. Ignorava Gesù. Con una parola che ci ha detto che ti ho visto sotto il fico, subito l'ha fatto diventare rabbia. Vedete la gente come cambia, come niente. Allora quando vedete il filmato di questo giovane che Dio l'ha guarito, con l'ictus, metà parte del corpo, allora diventerete pazzi o sposterete tutti. No, non lo fate. Dovete dire che Dio è grande e può tutto. Non dovete impazzire. Perché se impazzite non ci arriviamo più. Voi dovete dire Dio è potente e arriva dappertutto. Non l'uomo, non sono io, è Dio che mi guida, capite? Erminio Ottone dice, ciao fratello, ieri stavo per buttare i peccati ma mi sono fermata giusto in tempo. Come
come giusto in tempo. Li devi buttare, non che ti fermi. Che fai? Raccontami, perché ti sei fermato? C'era qualcuno che non voleva? Raccontami, amore, Erminio. Dai, raccontami, Ottone. Se ti sei fermato, c'è un motivo. Li devi buttare ai piedi di Gesù. Raccontami, che io finisco qua e poi parliamo, dai. Nel versetto 51 dice, poi gli disse, in verità io vi dico che da ora in poi vedrete in cielo aperto e agli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. Avete visto? Abbiamo finito. Allora, oh, mi sono resa conto che non erano peccati quelli buoni. O buoni o cattivi, li devi buttare. O buoni o cattivi. Allora, ti dico qua. Qua, in questa zona, c'è il cervello condiviso. Ci sono tutti i peccati, ci sono tutte le discussioni, ci sono quelli buoni, quelli cattivi, c'è la pubblicità della televisione, c'è la musica, ci sono i clacks delle macchine, ci sono quando hai fatto qualche cosa a qualche ragazza, eh? E magari non voleva, tutto c'è, tutto devi buttare, tutto. Dall'A alla Z, questo qua lo devi svuotare completamente se vuoi libertà dentro di te, se vuoi vivere in pace, lo devi svuotare, o buoni o cattivi. Li devi buttare ai piedi di Gesù, immaginare Gesù e glielo butti ai piedi. Gli dici, Gesù, grazie che mi hai fatto buttare tutti i peccati, tutti. Dimmi se hai capito. Scrivemelo. Bene, abbiamo finito la parola di Dio. Se viene fratello, li leggiamo questi messaggi, se no altrimenti li leggiamo domani. Gloria a Dio. Alleluia. Parliamo un poco fra di noi. Allora, Samantha, come va da parte tua? Erminio, scrivimi quello che ti ho detto, scrivimi, se hai capito, scrivimi. Sì, scrivimi se hai capito che devi buttare tutti i peccati, o buoni o cattivi, li devi buttare tutti ai piedi di Gesù, devi svuotarti completamente. Gloria a Dio. Sì, sì, ho capito, fratello. Fatto, fatto, ora sono viola. Sono vuota. Bravo. Sono vuoto. Bravo, Erminio. Tu hai capito tutto. Perché se non vuotiamo questi peccati, noi ci ammaliamo, hai capito? Lo dico per quelle persone che sono qua nella live, che non hanno mai capito cosa vuol dire buttare i peccati. Noi abbiamo un cervello condiviso che non si trova qui. Qui c'è il cervello, cervelletto e l'epitolamo. Qui c'è invece un serbatoio che si chiama cervello condiviso. Condiviso vuol dire che
tutto ciò che noi sentiamo, ascoltiamo, entra qua dentro e quando si riempie viene il mal di testa, cervello collettivo. Vedi che hai capito? Bravo. Quando questo cervello condiviso si riempie, viene mal di testa la prima volta. Ti prende aspirina e dopo ti viene di nuovo. E poi ti prende aspirina e poi ti viene di nuovo. Poi ti viene di nuovo. Alla quarta volta interviene l'angelo, lo Spirito Santo, il terzo occhio, il capitano. Ne prende una manciata e li butta dove vuole lui. Dove li butta? Cova una malattia, non dalla sera alla mattina. Questa malattia cova piano piano come quando ci mischiano il virus. Sapete che quando ci mischiano il virus? Cicova, gatta, cicova. Finché cova, cova, cova e poi esce il virus. Così, cova, cova, cova e poi esce una malattia. La mattina vi fa male il braccio, perché ve l'ha buttato nel braccio. Se ve lo butta nella cervicale, la mattina vi fa male il collo. E dite, forse ho preso fresco, no, vi ha buttato nella cervicale il male. Gattalone, sì, Gattalone Cicova, dov'è? Ce l'avete con Gattalone? Perché vi sembra troppo bassa? Guardate che Gattalone è la mia innamorata, non ve la prendete con lei, che io l'amo. Con tutto il cuore, è mio. Hai capito? Gattalone la voglio bene. Gattalone è la migliore, eh? Guarda, adesso c'è Margherita, amore mio, Margherita. Ti voglio bene. Sì. Buonasera, amore. Allora, Erminio, aggiungi la sorella Margherita, è una brava persona. Sorella Margherita, aggiungiti tutti questi fratelli e sorelle, perché noi siamo una famiglia adesso, va bene? Dobbiamo essere uniti in tutto, ci dobbiamo amare, fratelli e sorelle in Cristo, come Gesù ci insegna nella sua parola. Noi, buonasera Margherita, che scrive, buonasera fratelli e sorelle a tutti. Vedete che brava Margherituccia. Margherituccia è la migliore pure. Bravo Erminio. Aggiungetevi tutti perché possiamo avere bisogno uno con l'altro e ci chiamiamo. Quando la sera c'è un bisogno subito allerta, chiamate tutti e voi chiamate tutti. Se non siete in condivisione, come potete chiamare a queste sorelle, a questi fratelli? Non potete. Ecco perché vi dico, addirittura passatevi il numero di telefono, perché subito date un colpo telefono e subito vengono. C'è un'importanza di una parola, un'opzione. A volte ci sono delle opzioni, come quelle che ci saranno stasera, forse. Opzioni meravigliose. Ecco, c'è Checca Pocchia. Aggiungete anche Checca Pocchia. È una brava sorella anche lei. Ciao, fratello, dice Checca Pocchia. Ciao sorellina, ti voglio bene.
Quante belle sorelle che mi hai donato, mio Dio. Ti voglio bene, mio Dio. Grazie. Grazie di cuore, mio Dio. Allora. Ciao, bella, ti dice Samantha Rossi. Gloria, Signore. Gloria a Dio. Sì, tanti ne ho fatti alla live, cambiamenti. Siamo di nuovo in online normalmente. C'era un poco di tempesta, ma è passata. Te l'ho detto ieri, quel ragazzo aveva sbagliato, però io ho chiuso tutto privato e lui stava impazzendo, non ci trovava più. E così ha chiesto scusa, adesso siamo tutti nella pace. Bisogna fargli capire quando uno sbaglia, però educatamente, vero? Siamo adesso tutti in pace con l'educazione. L'educazione è la cosa più importante nella vita, amare il prossimo come se stessi. Qui c'è fratello Luigi. Lo aggiungo così leggiamo la sua parola che mi ha dato. Partecipa. Ecco. Ciao fratellino. Sì, aspetta, aspetta che abbasso la voce che dormono qua. Ecco, parla adesso. Sì, parla piano piano così che qui dormono. Buonasera, commissario Montalbano. Che lavoro fai? Adesso sono in pensione, amore mio, commissario. Sono in pensione, però facevo piastrellista, muratore, carpentiere, tutto fare, elettricista, fontaniere. È arrivato il fratello Luigi, che leggiamo la parola. Aspettavo te, Luigi, mi senti? Io sono financial controller. Mi fa piacere. Noi abbiamo bisogno uno come te, financial controller. Abbiamo bisogno del commissario Montalbani. Guarda che tutte le sorelle qua si sono innamorate di te. Guarda quante sorelle stanno arrivando. Come hanno sentito il commissario Montalbano, qua tutti stanno entrando. Ti vogliono bene, commissario Montalbano. Allora, aggiungete il commissario Montalbano che diventerà uno dei nostri. Sono una star. Eh sì, hai fatto dei filmati che hanno piaciuto a tutti. Solo quando dici quelle battute hai stupito a tutti. Però qui non li fare, perché siamo nella live di Gesù. Ma noi ti apprezziamo però, va bene? Gloria a Dio. Allora, no, voleva dire altre cose, ha sbagliato a scrivere, commissario. Ha sbagliato a scrivere, voleva dire un'altra cosa. Si inceppa certe volte il dito, voleva scrivere un'altra cosa, adesso lo scriva, dai, tranquillo. La sorella Checca non è cattiva. Ah, vedi, vedi, voleva scherzare, vedi? Intanto star, voleva fare una battuta. Vabbè,
No, nessuno offenda, ne, non sto offendendo nessuno, voleva fare una battuta per scherzare. Qui noi scherziamo tra fratelli e sorelle, commissario. Tu sei ora uno di noi, va bene? Guarda, ti ha fatto un emocone, guarda, ti vuole bene, guarda. È vero che lo vuoi bene, commissario? Noi scherziamo qui. Quando finiamo di leggere la parola di Dio, poi scherziamo tutti. Ora dobbiamo leggere la parola che mi ha dato fratello Luigi e poi scherziamo un poco, va bene? Un attimo solo che prendo la parola che Luigi mi aveva dato e così poi scherziamo un poco. Allora, la parola era in Esodo 22. Versetto dal 20 al 26. E qui dice, state attenti che questa parola vorrebbe farci capire qualcosa. Qui dice, chi sacrifica a un altro Dio all'infuori dello solo eterno sarà sterminato. Avete capito? State attenti. State attenti. Nel versetto 21 dice: non maltratterai lo straniero e non l'opprimerai perché anche voi foste stranieri nel paese d'Egitto. Non opprimerai alcuna vedova né alcun orfano. Se in qualche modo li opprimi ed esse gridano a me, io udrò senza dubbio il loro grido e la mia ira si accenderà e io vi ucciderò. Avete capito? Dio, se qualcuno grida a Dio che voi fate del male, Dio ascolta quel grido e vi uccide. Ma è scritto qui, non dovete scherzare. Con Dio non si scherza. La mia ira si accenderà e io vi ucciderò con la spada. Le vostre mogli diventeranno vedove e i vostri figli orfane. Avete capito? Non dovete scherzare. Qui dice sul serio Dio. Voi vi sembra che Dio è un Dio buono? Ciao, che cacatone, amore mio, ti voglio bene. Guarda che c'è il commissario Montalbano qua, aggiungilo, è diventato uno di noi, della famiglia. Vogliamolo bene anche a lui. Nel versetto 25 dice, se tu presti del denaro ad alcuno del mio popolo, al povero che con te non lo tratterai da usuraio, non gli imporrai alcun interesse. Se prendi in pugno il vestito del tuo vicino, glielo renderai prima che tramonti il sole. Eh sì, che cagatone. Anna Pilo, amore mio. Pace, checca, pace, Anna Pilo, Dio ti benedica. Pilo, sì, amore mio, mi è piaciuto, sì. Qui dice. Aspetta, Luigi, non ne mandare più, perché i miei sono che dormono. Non voglio disturbarle. Scherziamo un pochettino tutti insieme. Vabbè, dai, mandano. Prima Tessalonicesi 1, 5 a 10.
5 a 10. 5 a 10. Perfetto. Allora, leggo questi 5 versetti e poi scherziamo un poco, va bene? E in prima Tessalonicesi 1 da 5 a 10. Dal 5 dice: perché il nostro Evangelo non è giunto fino a voi soltanto a parole, ma anche con potenza. E con lo Spirito Santo e con molta convinzione. Voi sapete bene come ci siamo comportati fra di voi per amor vostro, e voi siete divenuti nostri imitatori e del Signore, avendo ricevuto la parola in mezzo a tanta afflizione, con la gioia dello Spirito Santo. Con la gioia dello Spirito Santo, così da divenire esempi a tutti i credenti della Macedonia e nella Caia. Infatti, non solo da voi la parola del Signore è risuonata nella Macedonia e nella Caia, ma anche la vostra fede che avete verso Dio si è divulgata in ogni luogo, tanto che non abbiamo bisogno di dirne cosa alcuna, poiché essi stessi raccontano di noi quale sia stata la nostra venuta tra voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio. Guardate che questa è la risoluzione: come vi siete convertiti dagli idoli, dalle statue, a Dio e a Gesù, per servire al Dio vivente e vero. Fino a 10. E per aspettare dai cieli il suo Figlio, che egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù, che ci libera dall'ira a venire. Grazie, fratello. Hai visto che belle letture ti ho dato, fratellino? Bellissima, e è proprio adatta a stasera, all'idologia che abbiamo letto poco fa. Ti ricordi che abbiamo letto quell'idologia in Esodo 20? Sì. Hai fatto centro. Allora, ricapitolando questa parola, a poche parole, il fratello Luigi, Teresa, lo Spirito Santo gli parla. Mentre sente la parola, lui chiede allo Spirito Santo di dargli dei versetti secondo il desiderio della parola che attualmente stiamo parlando. E guardate che fino adesso non ha sbagliato neanche una. Questo ragazzo diventerà un sapiendone, una persona molto vicino a Dio, un servo di Dio potentissimo. Preghiamo per lui, è giovane. Quanti anni c'hai, fratello Luigi, se è lecito? 25. 25 anni c'è. Ciao, Graziella Casso. Gloria a Dio, ti voglio bene. 25 anni, ma sei fidanzato già? Sì, fratellino. Fidanzato sei, perché già qualcuno già ci sta mettendo testa. Certo, perché a me la pace interiore di Dio mi ha dato una persona stupenda davanti ai miei occhi. Bravo, bravo. Allora, fratello Luigi è impegnato, c'ha una fidanzata. Che nessuno pensi
a quelle cose, va bene? Lui già lo Spirito Santo.